Bentrovati a questa nuova edizione della rubrica vegana di Prendimi con te News. Oggi vi propongo un piatto che a me piace particolarmente. Si tratta di una torta salata a base di sedano, carote e zucchine. Andiamo a vedere come prepararla. Gli ingredienti per preparare il nostro piatto sono del sedano, 3 carote, 2 zucchine, del pesto fresco, dei pomodorini ciliegini, 2 hamburger di soia, della pasta sfoglia integrale. Per prima cosa andiamo a tagliare le nostre zucchine. Andiamo a fare delle fettine fini, a rondelle. Andiamo a prendere le nostre carote. Andiamo a tagliare le due estremità, che non ci servono. E poi andiamo a spellarla. Bene, ora che l'abbiamo spellata, possiamo passare a tagliarla sempre a rondelle sottili. Bene, ora possiamo passare a tagliare qualche gambo di sedano. Ora possiamo mettere il sedano all'interno della ciotolina. Passiamo a tagliare in due i nostri pomodorini. Intanto io ho acceso il forno perché bisogna preriscaldarlo a 180 gradi. E ora possiamo unire i nostri ingredienti per la torta salata. Iniziamo con stendere la sfoglia. Andiamo a posizionare a scaglia di pesce le nostre zucchine. Passiamo a mettere uno strato di pesto. Estendiamolo bene su tutte le zucchine. Possiamo mettere ora il nostro strato di carote. Versiamo il nostro sedano su tutta la superficie. In modo sparso. È giunto il momento dei pomodorini. Anche questi distribuiti in maniera sparsa su tutto l'impasto. Siamo arrivati al momento degli aromi e del condimento. Mettiamo un filo d'olio d'extravergine d'oliva e poi pepe nero e rosmarino. E infine un pizzico di noce moscata. Possiamo passare alla stesura del nostro hamburger di soia. Prendiamo il nostro hamburger e lo sbricioliamo in tanti pezzettini che mettiamo sparsi su tutta la superficie. Prendiamo anche l'altro. Stendiamo un attimo un altro spirale di olio d'oliva. Siamo pronti per metterla in forno.
la lasciamo cuocere per 15 minuti. Bene, ora che abbiamo fatto questa breve pausa, possiamo tirare fuori dal forno la nostra torta salata. Siamo giunti alla fine della nostra edizione anche questa volta. La nostra torta salata è pronta e noi ci rivediamo la prossima settimana. Ciao da Eleonora!